soprattutto in tutta la Sardegna, viene chiamato mustazzeddu, pai budomattica, insomma il pane, il classico pane di, con pomodoro. Quando si faceva il pane restava un po' di impasto, in pratica le mamme cosa facevano? I pomodori c'erano sempre, quindi si faceva pane e pomodoro, semplicemente questo. La ricetta noi la facciamo doppia per oggi, proprio per assaggiarli un po' tutti quanti, e sono un chilo di farina, 700-800 grammi di acqua, lievito, se usate lievito madre, è più, la lievitazione è più lenta perché dovete farla da giorno prima, invece noi oggi per questione di tempo usiamo lievito di birra, è anche un pochino in abbondanza proprio perché deve essere una lievitazione più veloce. 2 cucchiai di olio extravergine e 30 grammi di sale, questo è per l'impasto. Successivamente poi viene condita con il pomodoro tagliato a pezzi, si mette un po' di olio, il basilico importantissimo per il profumo e l'aglio. Successivamente dopo l'impasto noi prepariamo i pomodori tagliati a pezzi così si insaporiscono. Adesso andiamo a preparare l'impasto. Io l'ho mangiata anche con la semola, anche i inglesi se la vendono con la semola. La farina, il sale, adesso aggiungiamo l'olio. Posso usare i pomodori, si possono usare un ripieno di melanzane, di zucchine, di peperoni con le patate. Sono in pratica anche una sorta di ripieno. Come una panadina grande, l'involucro è sempre un impasto di panna, nella panadina c'è lo strutto e invece qua c'è il lievito. Allora, adesso prepariamo il ripieno per sul mustazzeddu. Facciamo sempre una dose doppia, quindi 1,5 kg di pomodori, 2 o 3 spicchi d'aglio, questo a piacere secondo come uno si digerisce, se le piace il sapore più intenso. Basilico, il basilico ce ne vuole anche in abbondanza. Un po' di olio extravergine d'oliva, il sale che ci serve per condire i pomodori dopo che li abbiamo tagliati a pezzi, e qui c'è anche il pepe, però noi non lo usiamo, io generalmente non lo uso il pepe. Così ha il tempo di insaporirsi il pomodoro. Ecco qua, questo è pronto, adesso lo lasciamo macerare per bene.